Che cosa hai fatto oggi? Lascia perdere. Oh, sigla! Opening! Ma seriamente? C'è un opening da... Aspetta un attimo. È un anime, raga. Ma cosa? Ma è un opening! E niente, vabbè, a questo punto li faccio durare 24 minuti gli episodi. Un minuto e mezzo di opening, un minuto e mezzo di ending. E via che si fanno gli episodi. Astral Chain subita, episodio 1. Questo sarà episodio 0. Ma c'è anche... Ma guarda! Ending them! Ma non è un... Aspetta, non è che è una demo. Sì, no, il ritmo è carino, ci sta infatti. Più che altro davvero vorrei capire perché c'è una sigla, raga. Salve. Nell'episodio precedente. Va bene. Ok. Mm-hmm. Ok. Materia cremisi bonificata 95%. Oggetti 0 su 3. Chiaro. Quello è ovvio. 0 su 1, 0 su 1. Valutazione risolto. Ah, ok. Casi. Caso blu. Ci sono i casi rossi e i casi blu. Casi blu li ho fatti. Cioè, casi rossi li ho fatti. Caso blu l'ho fatto. Ok. Non ho capito là sopra. Cosa vuol dire materia cremisi bonificata? Oggetti? E chi l'ha vista questa roba? 95% poi non mi piace. Cosa vuol dire 95%? Ricompensa servizio recluta? Parole chiave? Vabbè, ok, qua ti spiega. Bonus rischio facile. C'è tanto che sono riuscito a farlo. Ok. Ora puoi cambiare lo stile di gioco. No, voglio cambiare la lingua, si può? Se no non è un anime, scusa, Scusa un attimo, Ah, ok, il tuo stile di gioco è facile. No, ma quello lo tengo così, mi va benissimo. Si può cambiare lingua? Scusa un attimo. No, fermo allora. Fermo. Andiamo al capitolo successivo. Sì, va bene. Hai sbloccato lo stile di gioco? Punti difficili per il capitolo 01? PT? No, cos'è PT? Va bene, no, ma mi va bene così. Posso, scusate un attimo, bevo un po' d'acqua, Sì, ho capito, lo so che è quelli di Bayonetta. Non ho mai giocato neanche a Bayonetta io, il fatto è quello, però... È un po' tanto frenetico come inizio. È un inizio, Cioè, se l'inizio è così, mentre si sviluppa il gioco, io non so cosa possa succedere. Cioè, se si sviluppa ancora meglio il gioco, io magari non tocco neanche più il tasto, vado avanti così. Con gli occhi, cioè col pensiero mi si muove il coso. No, forse non va detto così, però il personaggio. You have been chosen to join our special task force, Neuron. We've already cleared your transfers from criminal affairs. Ok. Un ordine dall'alto, dall'unione stessa. Fate conto che sia una promozione che non vi ha concesso rifiutare. Va bene. Perché lui si chiama Akira? Non posso dargli un nome? Volevo essere io Akira. Una situazione disperata, Max. Aspetta, Max chi è? Uno a caso così? Uno forte, sembra abbastanza...
preparato. Shit. Questa chi è? Una tizia. Perché c'è quel... Perché sono tutti tipo persone quasi normali e poi c'è quella dietro che ha dei capelli rosa fluo? La razza umana sull'orlo dell'estinzione. Ah, coronavirus. Capito? E sono minacce ben peggiori che l'Unione ha reputato più saggio non rilevare pubblicamente. Minacce provenienti dall'altro lato dei portali. Invasione in un'altra dimensione. Le chimere. Ah, quelle lì. Come quelle che voi stessi avete visto per la prima volta. Sono invisibili a occhio nudo, ma in determinate circostanze generano un'ombra dimensionale. Quindi le chimere sono quelle invisibili e non quelle che abbiamo combattuto all'inizio, insomma, in pratica, quelle che erano già visibili. Fin da subito. Le chimere hanno portato molte vittime nella loro dimensione, hanno contaminato la Terra stessa. Quando gran parte del pianeta divenne inabitabile, i superstiti fuggirono qui, sull'isola artificiale che chiamiamo Arca. Credevano di essere al sicuro, per un po' lo fummo davvero, ma come ben sapete non è durato a lungo. Il genere umano verrà trasportato nella dimensione delle chimere. Per il nostro mondo sarà la fine. Mi rifiuto di accettare che la nostra specie subisca un simile... E allora fai qualcosa! Ci è costato sangue, sacrifici e nidi di ricerca, ma alla fine si è riusciti. Abbiamo l'arma per combattere le chimere. Collegando neurologicamente delle chimere catturate a degli umani, ne abbiamo preso il controllo, facendo potenti alleati. Ok. Ok. Mi riferisco ai Legion. Che sono i... i tizi che comandiamo. Ah, quindi quello, il filmato iniziale era pre, quando li stavamo creando ancora. Quando lui li stava creando. La capacità di entrare in sintonia con un Legion. Persone come voi due. Guarda un po' che fortuna. Per questo sarà sicuramente molto arduo da accettare ora, ma la vostra specie ha bisogno di voi. La vostra specie ha bisogno di voi? Vi ha scelto. La vostra specie. Avete le vostre mani nell'intenzione della razza umana. Continua su di voi. Vedi che affido piace il culetto? Preso apposta. E dire vi lascio le sue cure. Ah, Max è il nostro pa... Ah, ok. No, non mi ricordavo il nome. Mi ricordavo... Ho detto forse è Maxi. Però non mi ricordavo bene che fosse proprio Max. È un po' che non si vede, eh? Adesso. Però mi aveva detto che eravate in polizia. Non credevo che sareste finiti fin qui. Ma Neuron. Sì, Max. Ok. Hai saputo vedere la sua faccia quando ho scoperto che sareste arrivati. Detto tra noi credo che ne sia felice. Per ora siamo solo in 5, ma ci sono altri candidati in attesa che il centro di... Ok, cerca altri Legion. So che le spiegazioni del comandante non mettono certo di buon umore, ma i rinforzi arriveranno, prima o poi. Ci credo molto, eh. Una cosa per volta, è il momento per voi di conoscere meglio i vostri Legion. Ma sì! Volentieri. Volentieri, grazie. Un po' che era un tutorial un pelino più delicato. Se ne dissocia una stanza dedicata alla 30, andiamoci per imparare le basi. Va bene, accetto. Accetto la proposta. Max isn't picking up. Do me a favor and get him and Alicia for me, will you? Andare a chiamare lui e Alicia. Scommetto che le troverete sul letto. Ah, sul tetto era. Ok, ci vediamo lì tra poco. Ok. Sì, quelle borsette che ci aveva lanciato prima, quelle valigette e quelle che contengono praticamente il Legion. Nel menu del Legatus? Nel menu del Legatus. Senti la musica. Nel menu Legatus puoi potenziare i Legion e vedere la mappa. Ok, gli oggetti e le impostazioni di sistema. Ok. Senti la musica. Quindi dobbiamo andare sul tetto per cercare lo zio? Il padre? Perché mi invento lo zio? Non lo so. Beh, fammi vedere il menu Legion. Qua. This one. Va bene. Gli oggetti. Come faccio a vedere il mio coso?
Manganello. Come faccio a vedere il legatus? Il legia libro. Note di indagine. Basta. No, forse non posso. Posso tirarlo fuori? No? Mi sa qua no. tutta sta conversazione un po' strana. Ah, Brenda, salve. Compra, vendi. Cosa? Subito, vai. Fammi vedere, c'ho dei soldi? Ah, ok, robe. È un po' strano, eh. Dovrei farci un attimo l'abitudine, più che altro. Cioè, non è, non sembra una roba, come posso dire, facilmente. È il vendor. Perché c'è il nome in spagnolo, il portoghese, che è il vendor. Cioè, non sembra molto. Com'è che si dice? Una cosa che ti viene subito in mente, no? Non lo sembra per niente. Posso andare sul tetto? Come faccio ad andare sul tetto? Scusate. Allora, abbiamo la mappa là in alto a destra, no? Perché c'ho il divieto? Vabbè, andiamo in bagno? No. Usa bagno. Va bene. Cos'è? Ah, ho usato il fazzoletto che avevo trovato. Mi senti? Sì. Dimmi, Bell. Che bello, se puoi sentire ora sei un essere speciale. Mi chiamo Bell e sono una fata. Oh mio Dio. Ok, il mio compito è controllare i bagni. Ok, beh. È la verità, te lo giuro, ho bisogno del tuo aiuto. Non c'è più carta igienica nel mio bagno, me ne passeresti un po'? Io non credo che sia questo il gioco comunque, aspetta un attimo. Che essere umano gentile, grazie. Prego, signora fata. Ora questo bagno è in pace. Quando un bagno è in pericolo, Bella arriva a salvarsi. Alla ma io me ne vado. Scusate, ma... No, grazie. Ciao. Ma ti sei lavata le mani? Sì, sì, sì. Non entrate in bagno, non entrate, per favore, non fate. Devo andare sul tetto. Raga. Cosa sto vedendo? Paura. Dove si va per il tetto? Raga? Raccogli. Vabbè, raccogli roba te. Scusa, eh? Ah. Ok. Quindi c'è proprio le indicazioni anche. Nice. Easy. Ciao Oiram. Andiamo su. Cambiato gioco. Adesso puliamo i cessi. Non abbiamo manco visto noi di quel mostro. Basando sul video. No, tipo. Il mostro era Leon. Però non ho fatto neanche in tempo a leggere la roba. Era troppo frenetico. Cioè, se me lo dovevi presentare, a sto punto me lo fai leggere. Non è che me lo butti lì così a caso e non mi fai leggere niente. A sto punto non me lo presenti. E dici, è un mostro. Ok. No, tu sei un mostro. Ah, è lei. Ok. Che è quel sorriso? No, che palle, ancora lui. Maximilian. Serve qualcosa, ragazzi? Volete qualcosa? Qua abbiamo dei polmoni. C'è detto?
Questa è la chiamata che hai ignorato prima. Che succede, papà? Mi pare di averti mai cambiato il pannolino, quindi per favore evita di chiamare. Quell'altro ha detto che comunque un pelino dovrebbe essere contento di vederci qua. No, a me non sembra per niente. Sono convinto che Jin se la caverà benissimo, anche da solo, con il vostro addestramento. Non posso insegnarvi niente di più che lui non possa. Che carino, fa il duro. Voi non lo sapete che sono preoccupatissimo per voi, no? Alice, perché non la smetti? Ma è un tsundere? Che c'è? Se che siamo adulti con un lavoro, il nostro capitano non dovrebbe essere responsabile di noi più di nostro padre? Questo non lo so. No? Comunque sì, andate voi due da Jin per addestramento, diteli che ho da fare. Che cosa? Che cosa stai facendo? Cosa stai facendo anche te? No! Che un cacchio, cosa stai facendo? Sembra un vecchio che guarda i cantieri, guardalo. C'è bisogno di essere così tanto professionale, voglio dire, in fondo forse è nella stessa squadra, signore. Grazie. Ma guardalo! Cioè, manco dire sto sorvegliando. Ma c'ha gli occhi chiusi. Ah no, ma è cieco, è vero. C'ha un solo occhio, c'ha. Guardalo! Cosa stai guardando? I palazzi! Lei cosa sta guardando? Niente! Ma mi prendete in giro? C'ho da fare. Sì, la grafica è strana. La mia cosa copre il culetto. No, no, eccolo qua. Per me tipo loro hanno un qualcosa. C'hanno un non so che. Ma senti la musica. Quanto pompa sta roba, è bellissima. Raccolgo roba intanto, Medicina grande, vabbè, questi lasciano tutto in giro, io raccolgo. Eccoci. Posso avere un tutorial fatto bene, grazie? Siete pronti per la... Sì. Da almeno 5... almeno un'ora. No, è sensibile. Sì, sì, molto sensibile, infatti. Vi mostrerò le basi. Grazie. Grazie. Fissate questa roba dietro la schiena. La... Cosa mi ha dato? Non c'è niente in mano. Non mi ha dato niente. Vabbè. Ok. Che è il nostro robo. Giusto? È il nostro Legion. È stabile. Gli agenti dell'unità Neuron lo portano sulla schiena. Ospita il Legatus. Non era Legion? Non si chiamava Legion? No, aspetta, mi sto confondendo. Sistema realtà aumentata che fornisce informazioni ambientali in tempo reale. Ok, Iris. Quello è il supporto del Legatus. Era Legatus il tizio? Non era il legame, il Legatus? E lui era Legion. Indagine realistica con informazioni simulate. Chiederete come avete risolto finora senza. Cominciamo con qualcosa di semplice. Inquadra il terminale del computer laggiù con l'Iris. Dimmi. Posiziona il cursore dell'Iris su icone, personaggi, nemici e meccanismi per vedere informazioni dettagliate su di loro. Mi sta girando la testa. Casi blu sono casi minori che puoi risolvere per ottenere punti di servizio aggiuntivi. Potresti anche ottenere informazioni oppure oggetti. I casi rossi sono i casi importanti, quindi per la storia. Ok, quindi sono le quest primarie e le quest secondarie. Controlla l'icona dell'obiettivo del capitolo con l'Iris. Iris, vabbè. Ok. Col più. Ok. Sì, easy, facile, sì. Adesso attivo il sistema e provo qualche unità del programma di addestramento. Tutto è preimpostato, perciò puoi saltare una lezione in qualsiasi momento se pensi che non sia utile. No, guarda, mi è tutto utile. Cosa devo fare? Dimmi. Cosa devo fare? Provo un'unità del programma di addestramento. Ah no, ok. Ok. Allora, aspetta.
Agganciare il bersaglio l'ho capito, attaccare l'ho capito, cioè, un tasto c'è, va bene, quello almeno l'ho capito. Lo schivare l'ho capito, usare gli oggetti con X, controllare il Legion, questo non l'ho capito. È da quando sono arrivati i Legion che non ci ho capito più un cacchio. Sistema giusto per anche per attaccare i nemici che siano in posti elevati o fuori portata. Ah, vedi? Ma questo non me lo spiegano a me. ZL. Tipo il cane. Guardalo. Oddio, ma li muovo separatamente. Oddio. Posso muovere me stesso e posso muovere lui separatamente. Ok. Che roba strana. R disattivo. ZL richiamo. Ora richiama il tuo Legion. Allora è Legion, non è Legatus. Ma allora porca vacca, mi stanno prendendo in giro sti cosi. Legion non può combattere in Eterno. Tieni sempre d'occhio il suo indicatore, potresti ritrovarti in guai molto seri. Tipo prima. Se l'indicatore sia zero completamente, non potrai rievocare il Legion finché non si sarà ricaricato di nuovo. Fai in modo che il Legion recuperi un po' di energia di tante. Come fa a recuperarle? Disattiva il Legion. Ok. Once you call off the Legion, the limiter gauge starts filling back. Ah, è quello! Ah! That's all for this program. Ok. What's next? Ok. Movimento l'ho visto. Attaccare con il Legion mi interessa. Che ha detto che fa da solo, ma in realtà non fa da solo. Allora, esci. Sì, ok. Esci. Ah, devo tenere premuto ZL tra l'altro per sparare. Ok. Per muoverlo. Ok. Oh. No. Non ho capito. Cioè, come lo faccio a usare? Ha detto che fa da solo, no? Lo stand. È tutto prima che ha fatto stand. No, non ho capito niente, c'hai ragione. Che è vero. Però non ci ho capito niente comunque adesso. Cosa ha fatto? Attacca l'obiettivo con il tuo Legion. Ok, se lo invii verso un nemico, come faccio a inviarlo? Cos'è un file? O nei suoi pressi? Ah, o anche nei suoi pressi, va bene, già, va bene. Vai. Vai nei suoi pressi. Ok, allora là devo tenere sotto controllo il fatto che cala. Nel mentre posso sparare anch'io, no? O deve fare tutto lui? Ma fa tutto lui. Fa tutto lui. Va bene, no, va bene. Ho capito comunque. Ho capito, c'è un solo tasto anche per loro. Incatenamento. Non me l'ha spiegato nessuno. Avvolgi i nemici con la tua catena per bloccarli. Eh? Più volte lo fai, più facile per loro sarà liberarsi. Ok. Ok. Vai, bello. Questo per bloccarlo. Lo immobilizzerà per un po', così potrai attaccarlo senza problemi. In sé non fa male, quindi in questo modo puoi anche catturare i criminali in fuga. Ok. Sì, è su Switch. E questo invece? Catena astrale per intercettare un nemico in arrivo, scagliarli in aria. Eh? Cosa? Ma cos'è? Ecco cosa puoi fare con la catena astrale del tuo Legion. Innanzitutto fai. Ok. Cioè, lo possiamo usare tipo una fionda, sto coso?
È un dono naturale. No, ma guarda, è perché è un tutorial. Perché sennò avrei perso. Questa unità è la prossima. No, no, basta. Aspetta. Ah, giù ce n'è un altro. Iris, allenamento libero. No, dai, va bene, basta così. Più o meno penso di aver capito. Sì, 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 va bene. Penso di aver capito più o meno. Cioè, ci sono un pelino di tasti. Attenzione, agenti Neuron. La polizia richiede il supporto dell'unità. Recarsi al rapporto. Calla. Secondo giorno di cosa? Già un altro bordello, cioè. Sì, ma Oiran, ti sei perso il pezzo prima, che era un casino. Il pezzo prima non ci ho capito un cacchio. Recarsi al rapporto. Dai, andiamo. Quindi non fanno niente. Prevedere i segnali assegnati. Vi precedo, non fatevi attendere. No, no, vai tranquillo, arrivo con la moto. Arrivo con la moto, faccio prima, vedi. Vedi come arrivo. Devi mettere più giù. Ma è mio fratello? È mio fratello gemello questo? Well, it's gonna take a while to get used to all this, but I'm sure we can show Dad we're up to it. Che è tutta sta formalità? I'm sure he'll come around in no time. E non mi toccare più, Ti rinuncio. Vado. Andiamo.